automobili come la Subaru WRX STI, lo diciamo subito, sembrano appartenere a un'altra epoca. Quando le auto da rally le riconoscevi subito ed erano fatte apposta per distinguersi nettamente dalle comuni stradiste di tutti i giorni. La quarta generazione, dal lontano 1992, della Subaru, cattiva e potente di sempre, rispetta in pieno la tradizione. Anche questo nuovo modello è una vistosa berlina di medie dimensioni, immancabilmente tre volumi. Sotto il cofano c'è un rinnovato 2005 turbo 4 cilindri boxer capace di ben 300 cavalli, ora naturalmente Euro 6. La trazione, neanche a dirlo, è integrale, il cambio rigorosamente manuale a 6 rapporti. Volendo potete richiederla senza alettone, ma sarebbe un crimine. La Subarona è bella così vistosa e unica, anche se il colore bianco di uno degli esemplari del nostro test fa di tutto per minimizzare la sua aggressività naturale. A dispetto della sua solida fama di sportiva dura e pura, la STI non è un'arma da professionisti, adatta cioè solo a chi guida ad un elevato livello, magari con esperienze agonistiche. Al contrario, la WRX si lascia condurre verso il suo elevatissimo limite, o per meglio dire verso il limite del guidatore, con estrema facilità e in maniera sorprendentemente progressiva. Insomma, lo capisci perfettamente quando è il tuo momento di togliere il gas. Certo, è una 4x4 sempre in presa e va un po' capita. A proposito, la sportiva Subaru sfoggia un sistema di trazione integrale tra i migliori mai realizzati, basato su tre differenziali autobloccanti, l'anteriore tradizionale, il posteriore torsed e il centrale lamellare a controllo elettronico. Il tutto governato, oltre ai tre setting che gestiscono la centralina del motore, da una levetta nel tunnel centrale dalla quale è possibile ripartire esattamente la coppia tra avantreno e retrotreno. Volendo si può passare a una gestione totalmente manuale del differenziale centrale su 6 livelli, fino a ottenere il blocco completo. Completa il quadro l'Active Torque Vectoring, che aiuta ad alzare ancora l'asticella della tenuta di strada, frenando la ruota anteriore e interna e fornendo più coppia a quella esterna. Il listino della WRX STI parte da 44.500 euro, una quotazione contenuta in relazione alle prestazioni, a livello tecnologico e al fascino della bomba giapponese. A parte l'odioso balzello del superbollo, consumi piuttosto elevati, 8-9 km con un litro nella media reale, c'è da mettere in conto una sorta di assuefazione al fascino e alla guida straordinaria della WRX, con immediata grave crisi di astinenza che vi colpirà al momento di lasciarla in garage per tornare su un'auto, per così dire, comune. A meno che naturalmente non sia la WRX la vostra unica vettura, il che, consumi a parte, è assolutamente possibile, vista la grande versatilità di questa ex regina del rally, che in realtà non ha mai lasciato il suo trono e soprattutto non ha eredi. Design 8,5. Finiture 7. Comfort 7. Motore 9,5. Prestazioni 9,5. Guida 10. Consumi 6. Prezzo 8. Usato 7.